tutti amici di Esperienza Mobile, siamo qua allo stand di Sony dove hanno appena presentato il Sony Xperia XA. Eccolo qua, questo lo uso per leggere le specifiche al volo, ve lo mostro velocemente. Allora, il frame in alluminio, costruito veramente bene, il retro sembra policarbonato, anche questo però ottima qualità, veramente piacevole da tenere in mano, e davanti ovviamente abbiamo un vetro. Le cornici in alto e in basso non sono proprio ridotte, però le cornici laterali devo dire che sono veramente molto molto interessanti per lo spessore ridottissimo. Tasto accensione e spegnimento blocco sblocco, bilanciere del volume. Qua abbiamo l'ingresso per le cuffie e il microfono, qua sotto il primo microfono è l'altoparlante, NFC. Il display è un 5 pollici HD 720 pixel, quindi col Mobile Bravia Engine 2. La fotocamera è una 13 megapixel con fotocamera anteriore da 8 megapixel. Per quanto riguarda la batteria è una 2300 mAh, il processore invece è un MediaTek MT6755, 64 bit octa-core con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria espandibili con micro SD fino a 200 GB. Quindi questo è un buon telefono, vi mostro l'interfaccia. Abbiamo un vediamo un po' la versione software 6.0 Marshmallow. Scusate per il video, ma in questo momento sono senza il microfono esterno, che lo tiro fuori nei prossimi video, adesso ero di fretta. Comunque la fluidità sembra molto buona, anche l'interfaccia è stata rivista, decisamente interessante e fluida. Peccato per i tasti a schermo, magari sarebbero stati bene qua. Il telefono dal touch and feel veramente interessante, questo ripeto l'Xperia. Adesso andiamo a vedere l'Xperia X e poi l'Xperia X Performance, se lo trovo, perché mi sembra che non sia esposto in fiera. Quindi per questa rapida anteprima è tutto, noi ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!